Ciao ragazzi, Eccoci. eccoci. Ciao Ciao a Fabio, dai, tutti. subito Højlund così al volo, dopo le parole di ieri lo vedi più vicino allo United? Ma Højlund vorrebbe andare allo United. Mi sembra che questo sì, sia abbastanza capito. Højlund tifa Manchester United, è proprio un grande tifoso dello United da quando ero ragazzino, cioè pochi anni fa, e quindi insomma l'idea del giocatore sarebbe quella. C'è un punto, che lo United ancora non ha i nuovi proprietari, quindi per il momento non può fare ancora niente, che l'Atalanta vuole 60 milioni come minimo, quindi per adesso ancora non c'è una trattativa tra club. Contatti però lato giocatore sì, tra l'altro il giocatore si è avvicinato tanto all'agenzia che gestisce l'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, quindi diciamo che sicuramente è in lista lo United, ma per ora ancora non è una trattativa concreta, quindi per adesso la teniamo lì. Beh, Mbappé, diciamo, se ne parla poco in questo. Sì, ma su Mbappé è possibile? Io penso di sì. Adesso lui ha fatto un tweet poco fa. Io penso che sia un po' capovolta la situazione. Mentre insomma un paio d'anni fa era il Paris Saint-Germain a non voler lasciare partire Mbappé e Mbappé a voler andare via subito, in quel caso estate 2021. Adesso Mbappé pochi minuti fa ha scritto di non voler lasciare il PSG per questa stagione in maniera molto chiara. Giocherò al PSG il prossimo anno. A me sembra molto evidente che Mbappé e Real Madrid siano già pronti per l'estate 2024 a parametro zero, perché Real Madrid non vuole dare un euro al PSG per Mbappé per una questione di principio dopo quello che è successo un anno fa. E invece allo stesso tempo il PSG vuole vendere il giocatore ora. Cioè il PSG dice o firmi il rinnovo adesso o a zero non ti faccio andare. Quindi si è un po' capovolto tutto. Mentre il Real 2 anni fa era pronto a pagarlo per prenderlo subito, il PSG era pronto a portarlo a zero. Invece adesso è il PSG che vuole vendere e il Real che spinge per prenderlo a zero, quindi si è capovolta la situazione, però sicuramente credo che qualcosa possa succedere attorno a Mbappé quest'estate. Alla fine un'estate tra Messi, Mbappé, Benzema abbastanza soft, devo dire, come partenza giugno. In Italia soft sicuro, cioè, senza ironia, siamo partiti abbastanza piano, se non la Roma che ha messo a segno a Warren Dyka a parametro zero e non è Mandica affatto per me è male. un grandissimo acquisto, eh. Cioè, un po', forse anche un po' sottovalutato, Mandica è un giocatore veramente importante, complimenti alla Roma perché poi non era facile convincerlo davvero tra tante squadre che lo volevano, sono stati rapidi, sicuri di volerlo andare a prendere, quindi complimenti alla Roma su Mandica. Anche su Awara, anche se io Awara impazzisco un po' meno sinceramente, però su Mandica secondo me è veramente una grande operazione. E adesso la Roma proverà a prendere anche Scamacca perché ci saranno questi contatti col West Ham in settimana. Tiago Pinto sarà a Londra, si proverà a capire se si può fare un prestito. Non è così semplice perché poi il West Ham deve decidere dopo aver speso su Scamacca se vuole liberarlo davvero in prestito o meno, però c'è il giocatore che sta spingendo tanto. Scamacca vuole tornare in Italia, ha cambiato agenti da poco, quindi l'idea è proprio quella. Vediamo, però può essere una settimana importante per la Roma. Diciamo che presentarsi a metà giugno già con Scamacca, Awar, Ndicka, è un bel pezzo di squadra fatta, non sarebbe per niente male. Poi vedo domande sul Napoli che però aspetti all'allenatore perché veramente ormai è un ritornello, ormai da quant'è? È quasi un mese praticamente che Bisogna si fa di aspettare, Sarri. ragazzi, ma io insisto a dire quello che ho detto da 2 settimane. Per me c'era una sorpresa il Napoli, che non vuol dire Zidane, cioè, non sto dicendo in quel senso lì. Dico che secondo me De Laurentiis farà qualcosa di inaspettato, come già poteva essere Paulo Sousa, perché se si diceva 2 mesi fa, guarda, va via Spalletti, prendono Sousa, probabilmente la gente si metteva a ridere. Quindi io penso che l'idea di De Laurentiis sia quella di fare qualcosa di fuori dagli schemi. E invece tra quelle più attive, adesso dopo la finale di Champions, sicuramente l'Inter che deve iniziare a muovere qualcosa, quindi Inter e Milan, visto che abbiamo detto appunto, abbiamo detto Napoli, abbiamo detto Roma, facciamo Inter-Milan, poi dopo chiudiamo poi con la Juve. Sì, per quanto riguarda l'Inter ci sarà questa riunione questa settimana, da quello che mi risulta, tra Inter e Chelsea si parlerà di più giocatori. Il Chelsea chiederà informazioni sulla questione Onana, in che senso? Che il Chelsea vuol capire quanto costa Onana, perché il giocatore piace, soprattutto a uno dei direttori del Chelsea, Lauren Stewart. Chelsea ha più direttori, Joe Shields, Lauren Stewart, Paul Winstanley, più i proprietari. Lauren Stewart ha provato già a prendere Onana al Monaco quando era libero a zero, cioè più di un anno fa, quando si poteva prendere a zero quando l'ha preso l'Inter, era l'estate 2021 per farlo arrivare nell'estate 2022, quindi erano 2 anni fa quando Lauren Stewart provò a portarlo al Monaco senza successo perché l'Inter è stata, va detto in questo caso, tante volte si può criticare, ma in questo caso l'Inter ha fatto una delle migliori operazioni degli ultimi 20 anni perché ha preso un portiere strepitoso a zero in un momento difficile personale e professionale per Onana, ci ha creduto e l'ha preso un anno prima, l'Inter non è arrivata all'ultimo, l'Inter ci ha creduto da un anno prima che il suo contratto scadesse.
quindi in quel caso lì l'Inter ha vinto. Questo direttore del Chelsea è molto ben informato su Onana, lo apprezza tanto, lo voleva già prendere, però adesso è importante capire per il Chelsea quanto costa. Io non credo che il Chelsea paghi 60 milioni. Ad oggi l'idea del Chelsea è di spendere meno per un portiere, quindi ci sarà questo incontro, si parlerà delle condizioni dell'operazione Onana, ma il Chelsea vorrebbe spendere meno. Poi ragazzi, volevano spendere anche 100 per Enzo Fernandez e sono arrivati con 120 all'ultimo minuto del mercato, quindi col Chelsea mai dire mai. Però l'idea di base loro è di spendere meno per un portiere, quindi vediamo come andrà questa conversazione tra Inter e Chelsea. Si parlerà anche di altri giocatori, ovviamente Lukaku rimane il discorso principale da fare tra i due club, perché ovviamente Romelu Lukaku vuole restare all'Inter e l'Inter vuole trovare una strada per tenerlo, ma non è così scontato che il Chelsea possa prestarlo ancora, a quali condizioni, quanto costerebbe il prestito, l'ingaggio, quindi c'è da parlare. E poi c'è Kalidou Koulibaly. Ieri ho scritto questa cosa, insisto anche in maniera molto forte su Koulibaly e l'Inter, perché Koulibaly è una priorità per l'Inter. L'Inter vuole Kalidou Koulibaly, lo considera il giocatore perfetto tra esperienza internazionale e nazionale, l'abilità anche nel poter portare qualcosa di nuovo a livello di caratteristiche in una difesa che ha fatto benissimo quest'anno in Champions, ma meno in campionato. Quindi l'Inter per Koulibaly andrà all'incontro con grande forza, con l'intenzione di provare a liberare Koulibaly e con l'idea che anche il Chelsea, riprendendo Levi Colwill in difesa dal prestito al Brighton e non giocando le coppe l'anno prossimo, possa magari lasciar partire Koulibaly ad una formula vantaggiosa. Quindi Koulibaly, Onana, Lukaku, si parlerà di tante cose, ma nessuna di queste è scontata. Quindi quando leggete che Onana ha un passo dal Chelsea, oggi no, come non è ancora un passo Koulibaly dall'Inter, c'è sicuramente l'intenzione di parlarsi e sarà un incontro importante. Anche il Milan mi sembra che possa andare a fare qualche affare in premio. Intanto Loftus Cheek aveva parlato, però dopo Maldini, come ci hai detto anche tu, penso che c'è stata una bella decisione. Ha cambiato un po' i piani. Sì, il Milan deve decidere se vuol procedere su Loftus Cheek, lo stesso per Kamada. Il Milan è per avanti per Kamada, però non ha mai chiuso anche per questioni burocratiche. Ora deve decidere se vuol procedere o meno. Quindi c'è un po' questo tipo di situazione. Anche su Marcus Thuram è cambiata la situazione. Con Maldini era un'operazione completamente ferma. Adesso, con insomma, questa nuova gestione del Milan, il Milan ha ripreso i contatti lato Marcus Thuram. Ma il giocatore sta parlando col PSG in maniera intensa. Quindi al PSG ci sono tante cose da risolvere. Abbiamo detto prima di Mbappé. Questo può un po' aiutare il Milan a provare a tentare il giocatore. Ma allo stesso tempo il PSG rimane in corsa per Thuram. Quindi PSG e Milan su Thuram. Chukwueze è un giocatore che al Milan piace tanto, è vero, ma da quello che so 25 milioni non bastano, eh? Ho letto di 20-25 bonus, non bastano perché il giocatore non lascerà il Villarreal a zero. Cioè è vero che il suo contratto è in scadenza l'anno prossimo, ma c'è una riconoscenza totale da parte di Chukwueze verso il Villarreal, non vuole mettere il club in difficoltà, quindi preferisce andare via adesso a condizioni economiche comunque più alte dei 20 milioni o l'estate prossima rinnovando con magari una clausola o qualcosa del genere. Quindi vediamo, sicuramente il giocatore al Milan piace, ma non è una cosa così facile e scontata. Ancora non siamo alla fine di questa trattativa. Però, insomma, un Milan molto attivo, si sta muovendo su tante cose, ha provato a chiamare ancora per Leis Nelson negli ultimi giorni, ma a quanto so l'Arsenal è convinto che firmi già questa settimana. Quindi diciamo che il Milan sta provando a sfruttare qualche opportunità di mercato adesso, tra giocatori liberi a zero, tra giocatori a scadenza l'anno prossimo, e poi si entrerà nella fase 2 del mercato. Però direi che è un Milan molto attivo, sicuramente. Ma ci può essere stato comunque qualche ritardo per questo cambio con Maldini o diciamo era comunque già previsto e quindi Moncada, Furlan iniziavano comunque già a lavorare da prima? No, ma io sono sicuro che comunque Moncada sia sempre stato insomma inserito in tutte le discussioni, quindi le idee di base poi sono quelle, poi possono cambiare alcune strategie su alcuni giocatori, ma le idee di base sono quelle assolutamente, quindi... Poi vabbè, Diaz è andato, avevi detto settimana prossima il Real Madrid lo annuncerà e alla fine l'ho annunciato come un nuovo acquisto, sì. È tornato. Prima di passare alla Juve mi collegherei, appunto farei il link con Frattesi, perché ho già detto voglio fare uno step in Italia. Complimenti a Cagliari, intanto lo dico al nostro amico Pitao in chat che ce lo scrive. Ragazzi, sono contentissimo per il Cagliari, dispiace per gli amici di Bari, ma veramente per me Claudio Ranieri, ragazzi, e Cagliari, complimenti. Spero veramente che Ranieri resti. Dicevi di Frattesi? Anche Frattesi ha detto volevo fare uno step in Serie A, e quindi sono quelle poi le squadre, quella che ho costato, Inter, Juve, Roma, magari anche Milan, non lo so. Però lui ha detto voglio giocare in un centrocampo a 3 dove c'è una mezzala sostanzialmente. E anche si intreccia un po', se leggiamo un po' quello che viene scritto con Milinkovic,
come diciamo ruolo, come posizione in campo, anche se sono profili molto diversi. Sì, per Milinkovic al momento la situazione è ancora tranquilla, nel senso che non ci sono offerte clamorose. Poi io mantengo la mia opinione, io credo che lo Tito a 25 milioni non abbia nessun senso al mondo vendere Milinkovic, cioè proprio piuttosto, ripeto come dicevo l'altra volta, me lo tengo, ci faccio la Champions, ci arrivo in Champions magari l'anno prossimo ancora e quei soldi che perdo del trasferimento, se fossero 25, me li rifaccio giocando in Champions l'anno dopo, quindi non avrebbe senso per la Lazio regalare Milinkovic, io non penso che la Lazio regali Milinkovic, ci Ma servirà comunque se dovesse una andare via centrale. Luis Alberto potrebbe spingere ancora di più magari Milinkovic a restare. Cioè, se già ne vendi uno dei due, Appunto, visto che anche infatti, Alek io è non la vedo come Luis una storia così facile e scontata questa di Milinkovic. Per Luis Alberto c'è questa offerta dal Qatar, vediamo anche cosa vorrà fare la Lazio, perché Sarri, insomma, ha cambiato idea in maniera pesante su Luis Alberto quest'anno e quindi c'è la possibilità che la Lazio rifiuti ancora. La prima offerta l'ha rifiutata, vediamo, si parleranno ancora, però la Lazio sta provando a resistere su Luis Alberto. E per Frattesi, ragazzi, lo sappiamo, c'è la Juve, l'Inter nelle ultime settimane ha ripreso i contatti, la Juve da tempo ci sta lavorando come priorità per sostituire Rabiot, quindi su Frattesi continua il movimento, c'è anche la Roma interessata, poi la Roma chiaramente adesso ha dovuto concentrarsi su altre cose, ha avuto questa sfortuna di Tammy Abraham che l'ha costretta a entrare subito sul mercato per un attaccante, però la Roma resta interessata a Frattesi e a quel 30% sulla rivendita che chiaramente agevola. Quindi hai Juve, mezzala dipendente da Rabiot e sul resto in attacco, secondo me alla fine la Juve, cioè con Milik che non è stato riscattato, se Io dovesse andare continuo a via pensare Vlahovic. che sulla Juve sia cruciale capire cosa accadrà con Giuntoli e io manterrei una porta aperta per Giuntoli alla Juve ancora quest'estate. Cioè, non penso sia finita, nonostante il Napoli ancora non l'abbia liberato e De Laurentiis giustamente mantenga la posizione che preferisce. Io non credo che sia finita ancora. Io penso che possano esserci dei nuovi contatti nei prossimi giorni, che la Juve riproverà a sbloccare questa situazione Giuntoli e poi da lì vedremo gli obiettivi, perché capisco che i tifosi vogliano capire di più. Per quanto riguarda il riscatto di Milik, no, nel senso che la Juve non paga quei soldi lì e da quello che so il Marsiglia non vuole far sconti, quindi per adesso c'è il rischio seriamente di dividersi, poi se la Juve cambia idea e decide di pagare è tanto riguadagnato, però ad oggi il Marsiglia non vuole far sconti per quanto riguarda Milik. Ma in Italia qualcuno come magari la Lazio Giustamente, secondo può. me, perché 7 milioni Milik prenderei di corsa, quindi capisco il Marsiglia che giustamente prova a venderlo magari alla Lazio, esatto, la Lazio può essere interessata, sicuramente la Lazio è informata sulla situazione di Milik, ma ci sono anche delle squadre all'estero. Sì, no, Milik come c'è 7 milioni, ma anche lo stesso, non so, Inter. Ecco, Dzeko, visto che poi qualcuno ha chiesto Dzeko, io credo che Hakimi, andrà di via. nuovo Lukaku, Alilal, quindi di nuovo si torna Io credo sull'Inter. che Dzeko possa andare via, che Dzeko possa lasciare da svincolato l'Inter. E sicuramente tante possibilità in Turchia, ma anche insomma, nei paesi arabi, in Qatar, qualche possibilità ce l'ha anche lì. Quindi adesso starà a lui trovare l'offerta migliore, però io credo che non vedremo Dzeko all'Inter l'anno prossimo. E Lukaku Alilal, sì, ci sono stati questi contatti, ma la priorità del giocatore rimane l'Inter. Io penso che lui abbia mandato un messaggio anche chiaro oggi, parlando al plurale, insomma, nel suo post su Instagram, parlando ancora dell'Inter, ci riproveremo, quindi il messaggio è chiaro. Poi bisogna vedere cosa succede tra Inter e Chelsea. È chiaro che se Inter e Chelsea non riescono a trovare una soluzione, l'Alilal paga il Chelsea, paga tanto il giocatore, a quel punto può diventare una via d'uscita. Lo vogliono, è vero, hanno incontrato Lukaku, è tutto vero, ma da qui a prenderlo c'è l'Inter di mezzo. Però mi sembra che appunto Qatar, Arabia, erano partiti dai vari Benzema, non so, Kanté, Ronaldo ancora prima, adesso stanno iniziando ad arrivare anche su giocatori meno con meno palloni d'oro, ecco. Sì, no, no, Quindi, ma quella è l'idea, cioè, assolutamente. oltre che No, no, l'idea sull'allenatori anche. è di andare su tanti giocatori, anche di livello, nel senso, non over 30, o anche giocatori che possano anche essere tentati da questo tipo di trasferimento, quindi sicuramente non è ancora finita, anzi, continueranno, non è che comprano un giocatore o due, No, assolutamente, anche a almeno cifre tre più giocatori per normali, perché squadra, comunque questa è l'idea. magari cioè per i vari Benzema, eccetera, si va su cifre clamorose, anche perché magari alcuni sono in scadenza di contratto. Per il resto, però, non mi sembra che facciano offerte così fuori dal mondo per quelli, cioè penso anche quella per Luis Alberto.
comunque offri 12 milioni, non è che offri 50 milioni, come là per un tempo i cinesi quando c'era con tutto quel... il bene per Luis Alberto, però se dai 50 milioni a Luis Alberto chiudiamo tutto. No, però mi ricordo quando c'era stata una situazione simile con la Cina, anche se lì i big non si muovevano, però quando arrivava la squadra cinese magari ti dava anche 30-40 milioni per dei giocatori che ne valeva la metà, e poi tipo... mi ricordo Pelé guadagnava cifre 10-15 milioni là in Cina. Invece adesso comunque, cioè, spendono tanto, ma non mi... c'è anche lo stesso Lukaku, si parla al quanto di una ventina di milioni, cioè non è che si parla di cifre fuori dal mondo comunque. Sì. Vediamo che tipo di progetto faranno, ma sicuramente non si fermano, questo al 100%. E questo è un problema, cioè comunque... diventa tosta, soprattutto per la Serie A, che sappiamo essere un campionato dove negli ultimi anni non è che ci sono stati questi grossi giri economici, quindi se ci si mettono pure loro ci sì. Priveranno di qualche giocatore al fantacalcio. Probabile. Quello sì, però vabbè, qualcuno potrà sempre arrivare, ne parleremo sicuramente nel corso di quest'estate. Punto esclamativo app, seguiteci sempre anche su YouTube con i video di Fabri. Non so se è l'ultimissima cosa per chiudere, se non abbiamo parlato praticamente di tutto, direi. Direi di sì, poi ragazzi sarà una settimana bella intensa, quindi tenetevi pronti perché le cose succederanno e... Complimenti ancora alla Roma, oggi voglio dirlo, visto che sta facendo le visite mediche per Dica, perché secondo me è tanto sottovalutato, grandissimo acquisto, piaceva tra l'altro al Tottenham, al Liverpool, non è facile andare a prendere questi giocatori, al di là dei soldi, proprio a livello di convincerli ad accettare un progetto, per cui penso che oggi la Roma abbia fatto un grandissimo acquisto. Carlos Augusto Inter si andrà avanti nei prossimi giorni. Sì. Ciao Fabri, grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.